Oggi parliamo di come possiamo sfruttare una singola fonte di luce per dare sensazioni diverse e creare scene diverse. Noi utilizziamo un faretto da studio, ma questo effetto si può ottenere anche con una semplice torcia o qualsiasi fonte di illuminazione che sia possibile direzionare. È molto importante creare un ambiente buio in modo che l'unica fonte di illuminazione sia quella che decidiamo noi e così potremo avere un completo controllo del set. La luce è lo strumento che ci permette di vedere le cose con occhi diversi, che può cambiare le sensazioni e l'aspetto di un oggetto o di una scena. Per questo è molto importante comprendere al meglio come poterla usare. Il tipo di illuminazione o la direzione che scegliamo di dargli può cambiare completamente il mio soggetto, può appiattirlo o dargli profondità, può creare un effetto più drammatico o un effetto molto più rilassato alla mia scena. Spostare la nostra luce semplicemente di qualche centimetro potrebbe dare un risultato completamente diverso. Iniziamo posizionando la nostra luce frontalmente rispetto al soggetto. Ci accorgiamo subito che il risultato è un risultato un po' piatto, dove non ci sono ombre sul soggetto ed è totalmente illuminato dalla luce. Anche lo sfondo viene illuminato, ma il fatto che sia distante dal soggetto crea due livelli di illuminazione che danno un po' di profondità alla nostra immagine. Se spostiamo di qualche metro la nostra luce su un lato, ruotandola per mantenere il soggetto illuminato, ci accorgiamo subito di grandi differenze. Otterremo così un lato molto illuminato, mentre un'ombra molto importante dall'altro. Questo effetto dà una tridimensionalità alla bottiglia facendola emergere dallo sfondo, sul quale anche possiamo notare dei grandi cambiamenti. Adesso un lato dello sfondo rimane completamente in ombra, mentre viene schiarito il lato dalla parte opposta della nostra luce. Questa sfumatura sullo sfondo crea un grande contrasto con l'illuminazione del soggetto, facendolo risaltare e conferendogli maggiore importanza. Senza spostare la nostra luce, possiamo cambiare l'aspetto della nostra scena diffondendola con qualsiasi oggetto semitrasparente, come carta da forno, come qualsiasi foglio da disegno. Frapponendolo tra la nostra luce e il nostro soggetto creeremo un ambiente molto più soft e molto meno contrasto tra le zone di luce e le zone di ombra che comunque resteranno. Se vogliamo alzare ancora il livello di qualità, senza spostare la posizione del nostro faro, possiamo utilizzare una qualsiasi superficie riflettente, come la carta stagnola, un foglio bianco, un semplice pezzo di polistirolo. Tenendolo in linea con la luce, possiamo creare un secondo punto di illuminazione che va a bilanciare la parte opposta del mio soggetto. Facendo così, creeremo una luce di schiarimento sul lato che prima era completamente in ombra. Per cambiare completamente l'aspetto della nostra immagine possiamo portare la nostra luce alle spalle del soggetto, non proprio contro luce, ma a tre quarti. In questo modo dovremo creare una sorta di profilo luminoso attorno al nostro soggetto, che però non va a lasciare totalmente in ombra la parte anteriore. Parte anteriore che può essere ulteriormente schiarita utilizzando sempre la nostra superficie riflettente, questa volta piazzata davanti al soggetto anziché lateralmente. Spostando il mio faro di pochi centimetri potrò arrivare a una posizione completamente laterale rispetto al soggetto. In questo modo creerò due livelli ben distinti, uno completamente in luce e uno completamente in ombra. Così si otterrà un risultato molto drammatico e molto duro nella nostra immagine. Utilizzando il riflettore, questa volta non riuscirò a bilanciare completamente la luce, ma si creerà semplicemente un piccolo riflesso sulla parte scura. Un'ultima alternativa di cui vi parlo è quella di posizionare la luce esattamente al di sopra del nostro soggetto. Questo farà diventare il mio sfondo completamente in ombra e illuminerà completamente il mio soggetto. In questo caso dobbiamo fare attenzione alle ombre. Una luce dall'alto le proietterà verso il basso, dando un aspetto non sempre piacevole, ma che può creare sensazioni particolari. Questo problema non lo abbiamo in oggetti privi di sporgenze che verranno completamente illuminati. Accessorio fondamentale per chi viaggia e ama fare fotografia. Ve lo faccio vedere nel prossimo video.